Amici dell'Umbria, buonasera, bentornati alla testa nel pallone, puntata che segue il pareggio di sabato tra Ternana e Taranto 1-1, vittoria sfumata al 90esimo, ahimè, però risultato tutto sommato a livello di classifica e ragionamenti futuri accettabile. Grande giornata di sport, grande pubblico, liberati delle grandi occasioni. Si è riempito come un uovo questa volta, è andato tutto bene. Beh, certo, un po' di fila quella era prevista. E poi parleremo anche di altro, parleremo del Taranto, della partita, parleremo di Dionigi che ha fatto un'intervista che definire ridicola è benevolo. Non se ne abbiano a male i tifosi del Taranto che ci guardano da Secondo me Taranto su internet, però... la definizione giusta è surreale. Ecco, dopo la manderemo in onda, per cui Surreale. capiranno di che stiamo parlando. Spiegheremo anche perché la riteniamo in questa maniera. Non abbiamo niente, ripeto, niente contro Taranto e i suoi tifosi, però con quello che ha detto Dionigi questa volta sì, perché non è tollerabile. Lo faremo come di consueto con gli ospiti di questa sera, che sono la formazione tipo, quindi Manini, Briotti, Mingerelli, quando arriverà Manini, perché questa sera arriverà con estrema calma. E con un ospite d'eccezione che è Fabio Pisacane, che ci torna a trovare per la terza volta Sì. quest'anno. Evidentemente si trova bene. Allora, io ho visto proprio. Cioè, scusa, Ecco, Dionigi come vedi qui, ognuno fa come gli pare. ha cominciato sin da quando è arrivato il pullman Sì. del Taranto e quindi esattamente alle 1:05 il pullman del Taranto è passato davanti ai cancelli dei distinti A. Posso? C'erano 200-300 Posso, però. persone. Sì. Una genialata quella di aprire i cancelli alle una. Se potevano aprire un'ora prima, Ma tranquillamente. sicuramente sì, si Però sarebbero evitati parecchi disagi per i si evitava nostri anche tifosi. questa sfilata di Dionigi, no? Insomma, è ovvio, caro Dionigi, che i tifosi della Ternana, ai quali non hai lasciato un buon ricordo, Dionigi oggettivamente. fece un gol e litigò con Monaco. Ecco. Questi sono quelli Beh, che però a è fuori ovvio gioco che di date Dionigi le due. No, mi anche rivolgo a tanti Dionigi fuori perché so gioco, che mi mi sta vedendo a ricorda. Taranto, so che mi sta vedendo e Tanti quindi mi fuori rivolgo a. gioco, mi È ricorda. ovvio che non puoi aver lasciato un ricordo simpatico. Le due esternazioni ripetute, provocatorie, spocchiose nei confronti della Ternana, a cominciare da dire che le squadre di Toscano nel girone di ritorno scoppiano, infatti la Ternana è scoppiata, lo vedete tutti quanti, eccetera, eccetera. Ma che sarebbe stato quello sguardo di sfida quasi altezzoso che hai voluto elargire ai tifosi che giustamente manifestavano il loro dissenso nei confronti della tua squadra, uno sguardo proprio spocchioso, proprio come mi fate schifo. Vabbè, queste sono le tue interpretazioni, adesso Dionigi, sorvolerei, dopo il però... Taranto fa i playoff, Dionigi, fa i playoff e deve stare attento al loro Cambia un po' Vercelli. l'inquadratura che sulla totale non mi posso, Ci come ho dire, premesso, prendere scusate provvedimenti l'irruzione. scaramantici, va bene, Poi dico io. parliamo di quella bella intervista che ha rilasciato, No, soprattutto di Quel quella che sasso voglio tirato, parlare. no? Quel sasso tirato vigliaccamente, tirato vigliaccamente nello Voglio parlare di stagno. quella e anche della Ma ti risposta. piacerebbe stare a Terni, Dionigi? Vabbè, Quanto ti vabbè. piacerebbe stare a Terni? Quanto ti piacerebbe stare a Terni? No, no. No, del resto c'è un quinquennale come allenatore, penso, Becche del l'unico Taranto. caso al mondo insieme a Ferguson, forse. Becche del Bene, Taranto. mettiamo un po' d'ordine, vediamo i No, sto in risultati. casa, sto in ca, in ca, in In ca, in ca, in casinato, ca, in casinato, perfetto. so, quindi. Allora, risultati e classifica, per favore, regia. Carpi Avellino 0-0, Como Pisa 1-2, allora il Pisa non vinceva da 6 partite, quindi adesso non è che il Pisa è forte, eh. Hanno cambiato allenatore, sono ringalluzzi come il Pavia, ha fatto un punto a Terni per sbaglio e poi retrocede. Foggia Trizium 0-1, Lumezzane Foligno 3-0, Monza Viareggio 0-3, Pavia Spal 1-0, Pro Vercelli Reggiana 2-0, Sorrento Benevento 2-0, Pavia ha vinto. Ternana Taranto 1-1. Pavia ha vinto. Hai visto invece? Pavia vinto? Eh no, 1-0, guarda Pavia un po'. Spal 1-0, sì. Andiamo avanti. Ternana 52, Taranto 47, Pro Vercelli attenzione 43, che è anche una partita in meno. Sì. Carpi e Sorrento 42, Lumezzane e Benevento 35, poi via via quell'altro e Foligno ultimo, Finito, 13. Basta, finito da Sorrento in giù è finito, che dai, stiamo a leggere, candidato. dai, non stiamo a perdere tempo. A questo punto io direi di vedere la sintesi della partita, ci rivediamo queste belle immagini del Liberati di sabato e poi entriamo nel vivo della trasmissione. Prego, regia. 940, 940.
Pareggio traditore, la Ternana regna sovrana sul Taranto per tutto il match, ma ottiene solo un punto. Tanta amarezza per un risultato mancato, ma la vittoria di oggi si è avuta sugli spalti. Lungo le vie rossoverdi della città, nell'entusiasmo di una Conca impazzita e assetata di calcio, che non ha voluto abbandonare le sue fere in una partita così importante. Partono con il piede giusto i pugliesi. Dopo appena 2 minuti sul cronometro, Sciuadone scarica un tiro parato da Ambrosi. Un minuto più tardi è sempre il Taranto a rendersi pericoloso. Da un calcio di punizione dal limite dell'area rossoverde, Rideo sfiora il palo alla sinistra del portiere. La Ternana sale in cattedra. Al settimo, cross dalla sinistra di Diandà. Inserimento da Tergo di Litteri, che con l'ausilio di una mano spedisce la sfera in fondo al sacco. Pasqua è ben appostato e senza esitazione annulla e ammonisce l'attaccante rossoverde. Al 25esimo sono ancora i padroni di casa ad andare vicini al vantaggio. Punizione di De Giosa, taglio in mezzo all'area, Carcuro ne approfitta, ma Bremek chiude lo specchio della porta. Sugli sviluppi del corner non è per Litteri, che di testa manda alto sopra la traversa. Preludio al gol che arriva pochi istanti dopo. Ripartenza dei rossoverdi con Bernardi che apre di andà. Questi taglia in due la difesa e per Sinigallia un gioco da ragazzi spedire la sfera in spalle del portiere. Si archivia così la prima frazione di gioco con le fere avanti di un gol. Al ritorno dagli spogliatoi, Dionigi, dopo appena 3 minuti dall'inizio della ripresa, effettua una doppia sostituzione: dentro Alessandro e Ghirardi, fuori Mendisino e Chiaretti. Al quinto, un banale fallo di Litteri viene punito dal direttore di gara con il secondo giallo e per Litteri si apre anzitempo la via della doccia. Ternana in 10 uomini. L'inferiorità numerica però dura pochi istanti. Al decimo, infatti, Sciuadone viene punito con la stessa moneta. Al 19esimo la Ternana ha la possibilità di chiudere il match. Di andare riceve un pallone di ritorno da Nolè, salta un avversario, ma Bremek si salva come può. Al 35esimo un brivido corre lungo la schiena del pubblico del Liberati. Pensalfini, a 2 passi d'Ambrosi, spara alto sopra la traversa. Al 43esimo la Ternana fa capitolino. Docente commette fallo, Antonazzo reagisce e viene espulso, ma sugli sviluppi della punizione battuta da Alessandro, Di Bari spegne i sogni di gloria rossoverdi. Termina così con un grande amaro in bocca una gara che solo per lo spettacolo sugli spalti doveva essere premiata con un successo. Detto questo, rimangono sempre 5 lunghezze di vantaggio sul Taranto. Salutate la capolista, cantano i tifosi al triplice fischio. Ebbene, abbiamo rivisto le immagini della partita di sabato. Sono orfano di Manini per il momento, quindi l'editoriale chi lo vuole fare non faccio fare nessuno, parlo direttamente con Fabio, che forse è meglio che la partita l'ha giocata. Noi ci pare la vista l'ha giocata, ci pare che Ternana abbia giocato sicuramente meglio del Taranto il primo tempo, magari non i primissimi minuti, ma poi dopo ha preso possesso del campo e ha giocato meglio. Nella ripresa ha cercato di limitarsi a contenere, c'è riuscito abbastanza bene, che di fatto il Taranto ha tirato 2 volte in porta, quella del gol e quella poco precedente di Pensalfini. E poi però è arrivato sempre questo gol quasi fotocopia di quello col Pavia, insomma gol, cose già viste, queste fagiolate in area di rigore, no? Come te la spieghi? Dimmi se l'idea è questa qui di match, cioè ce l'hai un po' diversa. Ma io quello che ho vissuto dal campo ti posso dire che il Taranto era partito, come hai detto, dei primissimi minuti, voleva fare la partita, no? Poi dopo ha capito che di fronte aveva una squadra che sapeva quello che voleva, che aveva un'identità di gioco e che passati quei 7-8 minuti ha preso il sopravvento. Ha preso il sopravvento e penso che fino alla fine del primo tempo non ricordo più azioni del Taranto. È normale che poi rientrando in campo in vantaggio di un gol, l'espulsione di Gianluca ci ha un po' tagliato le gambe, no? Ci ha un po' guastato i piani e questo dispiace tantissimo, perché secondo me con Gianluca in campo, Gianluca è un giocatore troppo importante per noi. No, ecco, infatti una domanda, e con Gianluca in campo che volevo fare. Chiaramente un'espulsione di un giocatore in meno è scomodo per ogni squadra, però dicevamo anche con altri amici che per come gioca la Ternana, per proprio il modulo e per il tipo di gioco che poi fa Litteri all'interno di questo modulo, è l'espulsione peggiore che ti può capitare. Probabilmente espulso Nolè, faccio un esempio a caso, soffri meno che se espellono Litteri per il tipo di gioco che fa per la squadra. Sì, sì, sono d'accordo con te, l'analisi è giustissima. Infatti, come ti dicevo prima, l'assenza di Gianluca si è fatta sentire,
Non è che noi ci volevamo contenere, però comunque non avendo un giocatore che ci potesse far salire, come fa lui di solito, inconsciamente siamo arretrati un pochettino, no? È normale che però anche in quella situazione, non ricordo, tranne quel tiro di Penzalfini, grosse azioni del Taranto. Anzi, noi abbiamo avuto, secondo me, qualche ripartenza gestita male, dove potevamo mettere veramente, nonostante che eravamo in inferiorità numerica, potevamo mettere il sigillo sulla partita. Questo non è successo, poi è normale che nel calcio, come spesso accade, l'inferiorità numerica è durata 5 minuti, non è che... Ma secondo me l'inferiorità, sì, dal punto di vista di numeri sì, però io, come ti dicevo prima, no, perché l'Itteri gioca con me, che è quello che dà profondità, però perdere Sciaudone o perdere l'Itteri, penso che la differenza è molto più notevole. E sto gol alla fine sembra uguale, è come spesso accade nel calcio, poi è normale che dispiace, perché è la terza volta che succede e bisogna vedere un attimino meglio, analizzare queste situazioni, perché noi in settimana il mister ci ha preparato tantissimo sotto questo punto di vista. Noi sapevamo che le armi del Taranto erano le palle da fermo e per 90 minuti siamo stati perfetti. Poi c'è stata una distrazione, può succedere, anche se secondo me non deve succedere, però ci è costata carissimo. L'arbitraggio mi sembra imbeccato. No, l'arbitro secondo me sarà uno di quelli che l'anno prossimo farà il salto. No, beh, era stato annunciato come uno dei migliori della categoria. E questo Liberali, finalmente, come noi ce lo ricordavamo, tu no, perché non l'avevi vissuto. Io no, mi ha fatto molto piacere vivere questa emozione, come del resto a tutti i miei compagni ha fatto la stessa impressione. Diciamo che veramente ci hanno regalato una giornata bellissima. Volevamo ripagarli nel migliore dei modi e dispiace soprattutto per loro, perché meritavano la vittoria. Non è che ci sentiamo un po' in colpa che non siamo riusciti a dargli questa soddisfazione, però speriamo che possano ritornare per farli contenti, per festeggiare la promozione magari. Però insomma, da sottolineare direi il fatto che siete usciti tra gli applausi nonostante il gol preso all'ultimo minuto, sì, abbia lasciato un po' d'amaro, ma il pubblico la partita l'ha vista. Ma penso che alla fine il pubblico abbia visto che alla fine in questo girone c'è una squadra che gioca a calcio e l'altra che domenica ha giocato a pallone più che a calcio. Esatto. Ma pallone, adesso non esageriamo, ha giocato, ha fatto la corsa dei cucumberi in salita, insomma. No, adesso non esageriamo. Non esagerare. Splendido Taranto di Dionigi, squadra spumeggiante, varietà di schemi. Splendide invenzioni. Io ho visto solamente un tipo di schema: palla lunga e pedalare per la destra di Giraldi, che poi c'è pure scappato il gol. Quindi evidentemente è uno schema che paga, per carità. Ma se mi dite che il Taranto è forte, è più forte del Lumezzane. Ha fatto più bella figura il Trizium. Il Parì ha fatto più bella figura del Taranto. Non scherziamo. Adesso tu ce l'hai con Dionigi, c'hai questa tua cosa, ma non è così. No, io non capisco come ci possano essere solamente due punti di differenza, non è numericamente parlando, tra Ternana e Taranto. La Ternana gioca, come ha detto giustamente Fabio, a calcio. Un minuto. Il Taranto gioca neanche a pallone. Non sono d'accordo. Gioca sotto il Taranto, gioca. Io mi sento di dire comunque una cosa, perché comunque capisco che voi parliate anche da tifosi, però io ti dico che adesso, cioè, domenica è stata una partita dove... Scusa. Perfetto. Vai. Domenica è stata una partita dove si è visto che comunque la Ternana ha giocato e il Taranto non lo so. Cioè comunque non erano, a mio parere, non erano quelli dell'andata. Però adesso dire che Lumezzane sia più forte, comunque bisogna per fargli complimenti, perché visto a Terni, Fabio, no. Per come abbiamo visto il Lumezzane, no, a Terni, Lumezzane è venuto, non esiste proprio. Nonostante sia il decano della trasmissione di Lorenzo Modestino. Prego. Certo. Abbiamo Lorenzo Modestino che ci chiama in diretta a sorpresa, sentiamo cosa da dirci. Pronto? Non vi preoccupate. Buonasera a tutti. Ciao Lorenzo. Ciao Lorenzo. Scusate l'intrusione, ma insomma, siccome come società abbiamo preso una decisione proprio in questi minuti, mi piaceva, visto
che sia in diretta a rendervi partecipi, se vi fa piacere. Bene, naturale. Prego. No, allora, si tratta di... la società ha fatto la scelta di fare dei mini abbonamenti per le ultime 5 partite che giocheremo in casa. Evidentemente, vi do qualche ragguaglio in merito, se ritenete. Prego, sì, ci mancherebbe. Certo, sì, Lore, certo che sì. No, allora, innanzitutto saluto Fabio, perché dovrebbe essere lì. Sì, c'è Fabio, sì. Ciao, Lore. Ciao, Fabio. Ciao. Allora, per quanto riguarda questi abbonamenti, appunto, potranno essere sottoscritti da giovedì prossimo fino a lunedì, quindi il 1 marzo, il 2 marzo, il 3 marzo, il 4 marzo e il 5 marzo, in questi giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, nei locali sottostanti la Curva Sud, il vecchio botteghino della Curva Sud, insomma, sono lì sotto, dove peraltro le persone sono andate a fare, i tifosi sono andate a fare gli abbonamenti durante l'estate. Facciamo questo non per una questione di risparmio economico clamoroso, anche se poi, insomma, ci sono dei vantaggi, ma soprattutto perché noi ci auguriamo che ci sia un afflusso importante di pubblico, per evitare file e per scegliersi il posto, fondamentalmente, insomma, no? Perché la speranza di tutti, credo, certo, quello di vedere lo stadio più gremito possibile nelle ultime giornate, che saranno anche quelle decisive. Allora, le novità in realtà sono queste: per chi ha già la tessera del tifoso ma non è abbonato della Ternana, se viene a fare l'abbonamento per le ultime 5 partite avrà in regalo un foulard, che è magari una cosa che può, visto che stanno andando bene le vendite dei nostri gadget, per chi ha, ripeto, già la tessera del tifoso e viene ad abbonarsi per le ultime 5 partite avrà in omaggio un foulard. Ovviamente sino esaurimento scorte, foulard che si può ritirare direttamente al momento della stipula dell'abbonamento. Per chi invece non avesse la tessera del tifoso e volesse sottoscrivermi l'abbonamento, ecco, l'abbonamento, la tessera del tifoso, il costo della tessera del tifoso sarà a carico della Ternana. Quindi, diciamo, in questo caso siamo noi a offrire la tessera del tifoso alla persona che vuole sottoscrivere il mini abbonamento. Perfetto. E metteremo in vendita 600 abbonamenti per la Curva Est, 600 per i distinti B, 1000 mini abbonamenti per la Curva Nord e 1200 per la Sud. Lorenzo, a quale prezzo? I prezzi sono gli stessi delle partite, del biglietto della partita, quindi sono 60 euro per le 5 partite, il biglietto intero per la curva, per intenderci. Non variano quelli, ma lo abbiamo fatto, ripeto, più che per una questione economica, per una questione innanzitutto di logistica. Ecco, di praticità. Per il fatto di evitare file e scegliersi il posto, credo che sia già una cosa importante. Poi c'è questa cosa di regalare la tessera del tifoso a chi non ce l'ha per fare il mini abbonamento e il foulard, che è il gadget in omaggio, ecco, ma noi lo facciamo per fare un altro piccolo passo per agevolare la nostra tifoseria. Bene, senti, già che ci stai, ti faccio una domanda al volo. Sulle dichiarazioni di Dionigi, tu, come ha detto stampa, che mi dici? No comment? No. Che dopo ci pensiamo noi a commentare comunque, questo... Enrico, non sono cose che riguardano il mio ambito di azione, diciamo. Giusto, la società fa bene a fregarsene di queste provocazioni. No, guarda, io posso parlare soltanto per quanto riguarda la mia posizione personale. Io potrei avere la mia posizione da tifoso e me la tengo per me. Diciamo, in questo caso, da membro della società, non spetta a me rilasciare dichiarazioni su quanto ha detto l'allenatore del Taranto. Vabbè, non ti preoccupare, che ci pensiamo noi, va bene. Posso ricordare un'ultima cosa prima di salutarvi? Certo. Per sottoscrivere la tessera del tifoso c'è bisogno di presentarsi ovviamente con un documento, con una fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale e di una fototessera. Noi consigliamo anche di venire con il modulo, che si può scaricare dal sito ternanacalcio.com. Almeno è già compilato e già si fa compilato prima. Così accorciamo i tempi. Ricordiamo che sta benedetta tessera del tifoso soprattutto serve per andare in trasferta, no? Perché sennò sembra come
No, invece dice è utile ai fini di andare in trasferta. Serve anche per andare in trasferta, per sottoscrivere ovviamente gli abbonamenti per le partite in casa, e ricordiamo anche che con la tessera del tifoso si può andare a vedere la partita di qualunque altra squadra professionistica italiana, quindi voglio dire, con quella puoi andarla a vedere anche la Juventus. Ricordiamo i pregi, perché i difetti sono ben noti a tutti. Sì, vabbè, insomma, vabbè, dai Lorenzo. E qui avremo un altro discorso che ci porterebbe... lasciamo perdere, no? Io stavo indorando un po' la pillola. Va bene. Scusate l'intrusione, che abbiamo preso adesso. Comunque, per chi fosse interessato, tra un pochino questa cosa sarà anche sul sito e sulla nostra pagina ufficiale di Facebook, faremo un comunicato stampa, quindi insomma nei prossimi, già da domani ci sarà la possibilità di avere tutte le informazioni. Grazie, Lorenzo. Va bene, ti ringraziamo. Bella notizia. Va bene, buonasera a tutti, buona trasmissione, scusate, un saluto a Fabio, ci vediamo domani. Ciao Lorenzo. Ciao Lorenzo, grazie. Questa è una bella iniziativa. Sì, iniziativa, perché la mia paura, qual è? Scusate il timbro di voce, è molto caldo questa sera. La mia paura è che magari quei 5.000 spettatori in più che c'erano sabato scorso rispetto al trend abituale, magari... Ma anche 6-7.000 in più. C'è leva quelli del Taranto. Sì, infatti, per un motivo qualsiasi possano, magari anche o per un pizzico di delusione per il risultato che non è venuto al 100%, ma la prestazione della squadra è stata eccellente. Sì, poi o per indolenza, o per un motivo qualsiasi, magari possono venire a mancare nelle prossime partite. Credo di no. Perché adesso l'entusiasmo si è risvegliato ormai, e una volta che riprende... Sarebbe un peccato che si ritornasse... Io adesso non dico che ritornano tutti 10.000 Ternani, però no, se ma 7-8.000, 6-7.000 persone a partita, come era il trend... 6-7.000 fissi sarebbe... Come era il trend in Serie C1 ai tempi di Del Neri, praticamente, erano 6-7-8 sarebbe... con punte di 11, 12, certo. 13 a seconda della partita. Sarebbe cosa buona e giusta. Certamente regia, che sì. Mi rivolgo a te, facciamo la pausa pubblicitaria nella speranza che arrivi Manini? Sì, allora... Bene, un attimino di pazienza per il nostro sponsor, grazie. Attenzione, più che pazienza. Non sono abituato a averci la pubblicità. Il materasso in viscoelastico è sensibile al calore del corpo umano, è automodellante, si comprime e si dilata a seconda del peso del nostro corpo, permette alla colonna vertebrale di rimanere dritta e rilassata. Il sonno è una delle attività più importanti della nostra vita. Dormire non vuol dire riposare bene. Ciao, sono Raffaele Nolè. Prima avevo dolori di schiena e ora, da quando dormo sul materasso Vita, non ho più dolori di schiena. Forza Fede! Scoprirai la differenza tra dormire e riposare. Potrai vederlo direttamente a casa tua. Riceverai una dimostrazione a domicilio, senza alcun impegno, ed un bellissimo omaggio. Ti sveglierai come se avessi dormito su una nuvola. Schiena, collo, gambe, umore ti ringrazieranno. Provare per credere. Chiama ora il 392-6528-764. Ci sono tanti materassi. Vita Group ti offre solo il sistema di riposo. Bene, siamo tornati in diretta. Metti, dai. Facciamo su, le cose in diretta, dai, che problema è? È arrivato il Cardinal Manini, che non vi ha potuto deliziare con il suo editoriale questa sera. Siccome siamo un po' stretti coi tempi, non te lo faccio fare. Giusto. Faccio dire una cosa a Enrico, se era prenotato. Sì. Poi però mandiamo un'intervista di Dionigi, per cui ti puoi scatenare come ti pare. Ecco, poi vi scatenerete, tanto Massimo già si è scatenato. Sì, però siccome non condivido questa volta, per solito sono d'accordo con lui, questa volta non condivido proprio il fatto che... Il Taranto è scarso? Perché non è vero. Il Taranto che abbiamo visto noi, ma anche l'altro dell'andata, se vogliamo, anzi di più. Senti, è una squadra, no, non lo puoi dire. Io ti rimbecco, fallo parlare. No, perché azzittatelo. Dura troppo, se non state contando. Quante partite ha rubato il Taranto? Non ha rubato partite. Te ne cito 2-3 col Foligno, a Pavia. Quante ne ha rubate? Nessuna. Cari amici di Taranto. Ma perché a Terni non ha rubato? A Terni. Cari amici di Taranto, che a Terni non ha. Basta pure con l'amici di Taranto. Girassero canale. Ma che vengono a guardare le cose nostre? Stasera. Ma si tengono la loro squadra meravigliosa, per favore, via. Basta pure sta sudditanza. Ma noi siamo la Ternana. Quale sudditanza? Siamo la Ternana. Quando è stato in Serie A? Non ho parlato mai. Legatelo
legato. Dicevo, cari amici di Taranto. No, ma amici di chi? Siete... Amici, ma te lo, lo scordi a fine partita che hanno cantato? Scusate, no. Ma ognuno canta, e tutti basta, cantano. Dai, via. Posso vi parlare? Volevo dire, stavolta ripeto, no. Non è mandato a me, Massimo Mingerelli, mandate a lui, e neanche la redazione qui in c'entra, no, niente. Vabbè, quello non conta. Su Facebook c'è l'avvocato. Io si vorrei. Difende da solo perché avvocato. Dai, fate finire. Fai, ecco, se ci, se ci riesco, qualcosa di un, appena appena più tecnico. Appena. Sale denunce se come ci fiocca. Riesco. Oh, perché non è, prima di tutto non è vero che ha rubato, perché chi segna errori, c'è sempre di difesa, ragione. Eccetera, non è sempre. Come la Juve a Milano, chi segna c'è sempre ragione. Il rubare, dai, scusa, il rubare è un'altra cosa. Il guadagnarsi un gol, anche se episodico, come quello lì, è un segnare qualsiasi. Il rubare è altro, cioè è avere con dei sotterfugi, con delle cose che il Cartarando non ha fatto. E quindi no, non si può parlare assolutamente. Ma che è sto perbenismo stasera? Non è sto parlando un pochino più tecnico, se tu se me lo permetti, se me lo consenti, Massimo. Oh, volevo dire che il Taranto non è che gioca male, il Taranto è poco appariscente, ma è molto è cinico, forte, no? È e pratico. Che è molto diversa la cosa, ci sono squadre anche piuttosto appariscenti nel gioco, magari poi diciamo un po' frivole, un po' leggere e le superi con facilità. Il Taranto è poco appariscente, ma è molto forte perché è molto difficile. Vabbè, nel primo da essere superato. Giro, no, adesso parlo da un punto di vista generale. Adesso entrando un pochino anche di più la capolista, mo non è però per dire. Se siamo primi ci sarà un po' di aspetta, no? Aspetta. Però oggettivamente entrando, abbiamo visto squadre molto più scarse. Entrando entrando un pochino di più nello specifico, dobbiamo notare delle differenze tattiche notevoli. E cioè, no, io adesso dai, due minuti me li prendo, se sì, permesso. Che noi a giochiamo a calcio hanno e loro giocano con la do una sediata, basta sto Taranto, basta. Ma sto parlando della partita Ternana-Taranto. Basta sto Taranto. Posso? Di corsa. Se me lo no, basta. Ma questa è una discussione che riguarda la Ternana. Vabbè, dai. Allora, ascoltami un attimo. Ascoltami un attimo. Ha giocato con un modulo differente dal solito, contro la Ternana, quest'ultima partita. Catenaccio e pallonate si chiama allora, il modulo. Senti, ma se mi vuoi far parlare... Catenaccio e pallonate. Non è così. Cioè, e zambate, i giocatori della Ternana. Regia, per favore, mi mandi l'intervista. E dai. Vabbè, però il concetto è chiaro. No, il concetto io volevo terminarlo, ma se non me lo fate terminare... Lui, io stavo tutti zitti, è Micheli che è impazzito. Termina il concetto, termina. Dopo, te lo faccio terminare. Termina il concetto, termina, dai. Se tu non mi interrompi, lo termina. Senti, adesso mandiamo l'intervista, ce li litighiamo e dopo lo facciamo finire. Scusa. Vai. Dai. Tanta gente allo stadio non si vedeva da anni. Sabato sugli spalti era un tripudio di colori. Ad andare scena a Liberati non era il derby con i grifoni di Perugia, ma molto di più. Sul manto verde a darsi battaglia c'erano le prime due della lista, Ternana e Taranto. L'entusiasmo galoppante della Conca però ha caricato di tensione le fere che per un soffio hanno visto sfumare una vittoria tanto attesa. Il calcio, si sa, è fatto di episodi e basta una punizione ostica per destabilizzare un'intera formazione. Probabilmente l'agonismo delle due compagini è di pari livello e i due tecnici ne sanno qualcosa. Mister, Di Bari alla fine ha rovinato la festa a tutti noi e ai 10.000 dei Liberati, probabilmente. Noi diciamo che comunque al tifoso Ternano potrebbe anche star bene alla fine il pareggio, però per come è arrivato, solito calcio di punizione dalla destra e solida, forse chiamiamola, disattenzione? Non so, ancora non l'ho vista, però bisogna valutare se è un errore individuale o di squadra, perché magari ci portiamo gli uomini in aria prima, se abbiamo paura, se è un aspetto psicologico, bisogna guardarlo e valutarlo insieme ai ragazzi. Loro lo sanno che è un aspetto che dobbiamo valutare, che dobbiamo migliorare. Ci metteremo da qui alla fine per cercare di toglierci questo difetto, perché è un peccato, perdere tre punti così è veramente un peccato. Abbiamo persi a Foligno, l'abbiamo persi col Pavia, l'abbiamo persi oggi col Taranto, è un peccato soprattutto per loro, per i sacrifici che fanno. Primo tempo ad appannaggio della Ternana, lo possiamo dire chiaramente. Forse nel secondo tempo o ci siamo schiacciati un po' troppo noi dietro, oppure loro hanno spinto e quindi ci hanno messo in difficoltà. Sì, ma le occasioni più pericolose il secondo tempo abbiamo create ancora noi, ripartendogli bene. Io parate di Ambrosi non ne ho viste, anzi ho visto due parate di Bremek. Schiacciarsi era logico, abbiamo deciso di far giocare solo il difensore centrale che veniva avanti palla al piede, è normale che devi schiacciare, però di grossi pericoli non abbiamo corsi, tranne l'azione, non so se Giraldi o Pensalfini che ha sbagliato davanti al portiere, su una deviazione, di altro pericoli non abbiamo corsi.
ma sia prima del gol subito sia dopo abbiamo avuto altre due situazioni per poter fare il secondo gol. C'è stato un po' di stanchezza, però il ritmo che ha impresso la Ternana non è stato lo stesso ritmo che ha impresso il Taranto ed era normale pagare dazio o essere più stanchi negli ultimi minuti. Mister, un pareggio è arrivato con le unghie e con i denti, forse il primo tempo appannaggio della Ternana, poi voi siete usciti nel secondo tempo. Ci credete ancora a raggiungere la capolista? No, noi ci crediamo anche perché vediamo che succede nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Abbiamo Macali, ha detto che chi ha preso in giro la Lega Pro, chi non si è autodenunciato, noi abbiamo pagato, abbiamo preso punti di penalizzazione, noi dobbiamo cercare, quindi vediamo quello che accade. Noi ci lotteremo fino alla fine perché 10 partite sono tante e quello che può succedere nel calcio non si sa mai, però è anche vero che a oggi sul campo hanno 5 punti, 8 dai, perché ne arriveranno altri 3. Però io dico, questo è l'ardore di questa squadra, con le unghie fino alla fine ce la metterà tutta. Avete sentito le simpatiche, le dichiarazioni del simpatico di Onigi, volevo dire, simpatico per amici suoi, chiaramente, non per noi. Gigi, adesso ti faccio intervenire, visto sì. Che non hai parlato mai. A me pare che questo qui sia ai limiti del TSO. Poi fai un po' tu. Beh, no, nel senso che... No, perché, scusami... Il padrone adesso, no, quello che vuole, no, però... Sono padrone pure io, allora. Certo. Allora io voglio dire una cosa, no? Taranto non è che sta sesto, settimo e aspetta penalità per la terza, la quarta... Nel tentativo di entrare in vero. Sta secondo e c'ha una squadra davanti. Vabbè. Quando parla così facendo il vago, sparando nel mucchio, è chiaro a chi si riferisce. Beh, siccome però... Ci ho lavorato perché nel senso che... Allora dai, finisci tu. Ti volevo dire, l'affermazione è abbastanza pesante, c'è qualcuno che magari potrebbe anche dire che deve formulare delle insomma, o sa qualcosa o stia zitto perché insomma sono illazioni abbastanza gravi, ma quello che ti volevo dire invece io, in un minuto perché come dicevi siamo un po' stretti, è che è evidente che come in campo, così fuori, il Taranto sta cercando di giocare un po' sporco, perché avete visto, in campo sporco nel senso che è una squadra degnosa, Fabio che sta qui se ne è accorto, perché questi sono una squadra, adesso al di là del loro valore tecnico, che indubbiamente sulla carta c'è, contro la Ternana hanno avuto un merito, che sono stati un pochino più tignosi dei nostri. Io avrei avuto piacere di giocare contro il numero 6, chissà che una volta un giorno giocherò, che poi alla fine ha rivolto anche un gesto che, come solito, non ho capito perché i tifosi ternani sono cioè ha fatto il protagonista contro i tifosi ternani, comunque pazienza, però è una squadra comunque a cui bisogna riconoscere di aver giocato una partita tignosa, scorretta, di averla buttata un po' sulla confusione, ma giustamente perché loro stavano perdendo, si stavano giocando un campionato, bisogna giocare, alla fine quando un avversario è più bravo in campo, perché la Ternana era perlomeno messa meglio in campo, bisogna tirare fuori altre cose. Quindi, tra l'altro il pareggio è venuto secondo me nell'ultima occasione in cui potevano pareggiare, perché poi dopo con un uomo in meno la Ternana avrebbe fatto girare la palla e lì finì. Però insomma il merito di averci creduto, di aver combattuto, ce l'hanno avuto Dionigi o insomma qualcun altro per lui, perché a me risulta che insomma questa cosa ne abbiano un po' parlato, questi ne parlano, l'ha buttata un po', non dico sullo scorretto, però non sta facendo l'allenatore. Però insomma in sono cose che una società. Lui sta tenendo. A me dispiace adesso dire queste squadra, cose. Però una società che insomma ha pagato allenando gli stipendi in misura almeno ridotta, perché insomma io poi non so quanti ne hanno pagati, a chi li hanno pagati, ma insomma ne hanno pagati pochi. Hanno pagato quello che ci è scappato con i soldi. Non lo so, comunque presso a poco. Dei diritti di presso a poco è così. Io penso andare a parlare di un'altra società, insomma, comincia a diventare veramente grave. E il Taranto, secondo me, se fossimo in campionati seri, non avrebbe potuto fare il mercato. Non so se avrebbe potuto finire il campionato, probabilmente sì, per un discorso di regolarità del campionato, ma il mercato no. Voi non so se sapete, ma il numero 9 Mendicino è stato preso a gennaio, vabbè che non ha toccato la palla. Però Alessandro, quello invece, dopo che è entrato Alessandro invece ha giocato bene, quello è stato preso a gennaio. Ci ha messo in difficoltà, è arrivato a gennaio. Poi bello è che quello dicono è stato il più bravo, abbiamo forse, dato via 4-5 giocatori, ma hanno dato via 4-5 giocatori che non giocavano mai. Quindi insomma quello che voglio dirti in conclusione è che il Taranto alla fine, anche giustamente vista la loro, diciamo, la loro ottica, la sta buttando un po' sul casino, scusate la parola, sulla confusione, in cacciara, bravo, ecco questa è la ferma che volevo, la butta in cacciara in campo,
ma non solo con la Ternana, se voi avete visto giocare il Taranto in altre partite, tipo col Sorrento. Col Sorrento veramente era stata una partita dominata. Ma perché Sorrento... a Benevento? Benevento, vabbè, l'hanno persa, però anche lì in effetti c'era stato. E Dionigi, che tra l'altro secondo me se fosse stato un coraggioso e una persona seria, queste affermazioni le doveva fare prima di venire a Terni, non dopo, perché poi dopo sa, dopo sono capaci tutti a dirla via il pullman e te ne vai. Insomma, comunque alla fine sai che ti dico, ci interessa poco. Io dico che sulla carta il Taranto è all'altezza della Ternana, io così tanto ti faccio 15 secondi di editoriale, sulla carta il Taranto è all'altezza della Ternana, ma in campo, perlomeno stavolta, ma secondo me anche l'andata, perché la Ternana l'andata finché si è giocata a calcio ha giocato me, ha dimostrato che per quest'anno è superiore. Ci può stare, io dico a Dionigi, ci può stare che trovi un avversario superiore, quello che a me dispiace è che secondo me per vari episodi, anche errori arbitrali, la Ternana purtroppo c'ha solo 5 punti di vantaggio. Ne meritava, secondo me, per come ha giocato la Ternana fino adesso, il Taranto. Almeno il doppio, sì, perché noi abbiamo giocato quasi sempre meglio degli avversari. Io mi ricordo una partita fortunata, e poi fino a un certo punto, con Lumezzane, il quale quella sbagliava un rigore, e col Como, devo dirti che abbiamo trovato un avversario che se segna lì da Vares quella traversa che ancora trema, e poi dopo abbiamo vinto. Per il resto la Ternana ha meritato sempre, su tutti i campi. Il Taranto, ho capito come ha fatto il Taranto a fare i punti che ha fatto. Mi dispiace dirlo, ma non con un gioco sopraffino, ma con altre doti. Ecco, io invece volevo riportare l'attenzione su quello che ha detto Dionigi, che secondo me è gravissimo. Sì, ma... è gravissimo, non tanto è solo per le illazioni che butta verso gli altri, ma quanto per quello che omette di dire ai propri tifosi. Che non so se hai sentito l'intervento di Gozzella, sì, nostro direttore sportivo, ieri sera su un'altra televisione. Praticamente ha descritto il Taranto come una squadra fantasma che non ha i soldi per finire il campionato, perché i giocatori hanno delle sono veramente delle persone. Scusa, però Gozzella ha detto un'altra cosa. Molto responsabili e giocano nonostante non abbiano preso i contributi, qualcuno non ha preso lo stipendio, qualcuno non ha preso un mese di più, qualcuno 2 mesi di meno. Questa è una cosa. Due, non stanno dicendo ai propri tifosi che non si iscrivono prossimo campionato. Però posso dire una cosa? Io sto riportando quello che stavo dicendo. La cosa più importante che ha detto Gozzella, io qui la aiuterei sulle affermazioni. E soprattutto ha detto che noi non abbiamo nessun tipo di problema, né a livello economico, né a livello giudiziario. La cosa più importante è un'altra, è che la Ternana, fino adesso, non ha mai parlato di questi signori. Anche per, diciamo, perché è giusto non impicciarsi, infatti, e ce ne sarebbe stato forse da parlare. Che questo viene a Terni e si permette di fare delle relazioni, secondo me gli abbiamo dedicato anche troppo tempo. Anche perché non è corretto, se Dio vuole, non è corretto se secondo Dio me vuole. Che la Ternana, che non si è mai impicciata, non è che ha mai detto, ma questi quando li penalizzano, perlomeno né il presidente, né il direttore sportivo, né l'allenatore, né i giocatori, c'è massimo rispetto. Che a Terni c'è un detto che io non posso dire, ma che parla di Ortica. Non so se avete capito, qualcuno l'ha capito, qualcuno no, non lo possiamo dire in televisione. Vabbè, ve lo scriviamo sul forum, non vi preoccupate, a parte a Terni lo sanno tutti, io lo dico per chi ci guarda da fuori regione. Bene, regia, ci abbiamo, ecco, quella foto che vedo lì adesso, se ce l'ha mandata in onda ne parliamo un attimo. A me mi hanno detto dei signori di Roma, che non sto a dire, non dico il nome, ecco, che il nostro Pisacane ha fatto una gran figura ieri. A me mi hanno raccontato sta cosa, perché è venuto... Diciamo, tanto se no sembra una foto del matrimonio, a parte il pallone. Voglio dire, Fabio Pisacane è stato premiato con il premio Andrea Fortunato come sportivo e anche per vicende, no? Dicevamo, anche legate alla tua storia clinica, tra virgolette, di cui avevamo già parlato in un'altra occasione. Ti vediamo premiato da Pessotto e il fratello di Fortunato, da Candido, dici un po' impressioni della giornata, cose. Ma sinceramente ad oggi è il premio più bello che ho ricevuto, perché è il premio più significativo e comunque ha deciso la famiglia di Andrea di assegnarmelo, la madre, e sono molto contento di questo e spero di onorarlo nel migliore dei modi, anche perché Andrea purtroppo se n'è andato presto, lui era un grandissimo calciatore, io sto cercando di diventare un calciatore, cioè un calciatore a grandi livelli, spero di arrivarci, da oggi spero comunque di che questo premio mi fortifichi ancora di più per arrivare a raggiungere i miei obiettivi.
E se continui a giocare così mi sa che sì, ma è dicevo, facile. Ho parlato con un giornalista che magari tutti conoscono, io conosco personalmente, si chiama Carlo Paris, ieri c'era mi pare, no? Sì. Che adesso a parte ti intervisterà per una cosa che poi adesso ti spiegherà lui, mi ha detto che vi vedrete a Pisa da quello che ho capito, poi dopo... Sì, oggi Lorenzo Modestino mi ha detto che domenica sera al ritiro verrà una troupe di questa trasmissione che si chiama 5 minuti di recupero, se non vado errato. Vai in onda dopo 90 che la conduce Carlo Paris che domenica sera... Sì, perché ieri è stato colpito, me l'ha detto personalmente, da questa vicenda. Poi lui l'ha raccontata molto bene, da quello che so io non c'ero, quindi non ve lo so raccontare, però sembra che abbia fatto veramente una bella figura. Tra l'altro mi hanno raccontato, questo mi ha raccontato una persona, che poi l'hanno aspettato anche i ragazzini per chiedergli gli autografi. Sì, sì, tutti. Devo dire che ieri Pisacane e la Ternana hanno fatto veramente una bella figura. Beh, ecco. Dopo anni e anni, ecco, finalmente... Che cosa incredibile. Veramente, no, rispetto ai periodi... Lui non lo può dire, chiaramente. Sarà questa cosa che provocherà l'inversione. Avere una dirigenza come quella Maia che c'è ora e avere dei giocatori come quelli che ci sono ora. Massimo, è un piacere immenso. Va bene, vogliamo fare pagelline? Già volo, è rimasto un po' di tempo? Sì, facciamole a volo. Facciamo le pagelline. Senti, ma gli avete chiesto una cosa a Pisacane che io volevo sapere, ma com'è sto Taranto? Devi arrivare prima. Campo? Se vuoi sapere queste cose, devi arrivare prima. Ma io sinceramente parto... Scusate. Parto facendo i complimenti al Taranto perché tra mille difficoltà non è facile comunque disputare un campionato come l'hanno disputato fino ad oggi. È normale che domenica mi aspettavo una squadra più forte, ti devo dire la verità, perché all'andata comunque ho pensato forse contro di noi hanno avuto una partita sottotono. Ma io domenica, sinceramente sono rimasto un po' deluso. Un po' deludenti. Sì, perché comunque vedevo proprio nei giocatori che non sapevano quello che fare. Io dal campo l'ho vissuta così. O meno male, va. Questi due allora, Fabio. Ma sulla singola però, come dicevo partita, prima, siamo d'accordo. Però, non è la singola partita. Vabbè, dai, non lo fate arrabbiare. Non ho viste 43 di partite del non Taranto quest'anno. Però senti, la Digna però ce l'hanno. È sempre così. Sì, sì, ma infatti loro, come ho detto prima, ci hanno creduto fino alla fine, non creando tantissimo, sono riusciti comunque a portare un punto che secondo me per loro è oro. Certo. Perché si è visto da come hanno esultato, sembrava avessero vinto. No, Dionigi mi sa che uno scatto così non gliel'ho visto mai fare. Mai no, visto da giocatore in quelle 3-4 partite che ha giocato a Terni, mai visto correre così, guarda. Vabbè. Va bene. Ma quel 3 dico, secondo te, no, non te lo posso domandare, te lo dico io. Il 3 no, sei, secondo me ce l'hai. Il 3 si chiama Prosperi, secondo me se gli fai fare 4 palleggi non gli riesci a fare. Bene. No, no, ma dato si impressione, ma guarda mica perché poi alla fine la parte sua l'ha fatta. Poi so io. No, va bene, ma è una vedi? No, ma è un giocatore che poi invece è il capitano, la parte sua l'ha fatta, però è solo fisico perché veramente coi piedi era imbarazzante. Oh, io è un giudizio un tecnico. Imbarazzante coi piedi. Certi fenomeni ho visto passare noi tra la miseria. Ho visto 74.000 Pedotti, Zanotti, Trinchiera, compagnia cantante, c'avevamo. Beh, scarsa però i punti li ha fatti. Ma come l'ha fatti? Ma balla lì al Sorrento come l'ha fatti? Ma balli lì al Foligno come l'ha fatti? Ma balli lì al Pavia come l'ha fatti? Facciamo ste pagelline. Non l'ho stampate. Ma balli lì alla Ternana come l'ha fatti? Non le ho, dicevo, non le ho stampate per cui vado a braccio. Mi aiuti? Sì. Dai. Ambrosi, sei. Quando l'hanno chiamato in causa, si è fatto trovare pronto, non mi pare che ha colpevoli. Però sul gol c'è da fare lui, mo dici. Ma pure no, lì c'è da fare Stefano. Allora io devo, se devo parlare, certo, se dice questo mi sta simpatico. Ho capito, è amico che gli devo dire. Però secondo me sull'area piccola il portiere la deve prendere quella palla. Mi ha dato l'idea che dopo il tocco di Rideo, se avesse fosse stato un metro più avanti, la poteva prendere. Io stavo in fuori gioco. Io ci ho avuto questa idea. Andiamo avanti. Ferraro 6. Sufficiente, non mi pare che ha fatto niente di... Cioè il gol che sporca la prestazione di tutta la difesa, altrimenti avremmo alzato il voto a tutti, secondo sì, me. Sì, probabilmente sì. Andiamo avanti, Pisacane 7, perché è stato imbeccabile, oserei dire, a tratti. Peccato che l'anno prossimo non ce l'avremo in trasmissione. Ecco. A meno che non ci viene a trovare. L'anno prossimo va in Serie A, punto. Perché quella è la sua collocazione se va in Serie A gli facciamo c'è Peluso in Serie A raga. C'è Cose Angeli, mamma mia cara, c'è Cose Angeli in Serie A, ci può stare Pisacane? Sì, buono. Scusa, c'è Peluso, c'è Paci, vabbè, ci verrà a trovare uguale, ci sta Chiair,
Mamma mia, cara. Non mi parlate di questo. Tu che sei interista, c'è pure Ranocchia. C'è Ranocchia. C'è un Ranocchia. Tu che sei interista. Vabbè, quindi c'è Castagnos. Ecco. Quello è una punta. Ci basta Pisacane? Quello è una punta. Castagnos è una punta. Tanto tu dici, Corranieri può essere pure. Sartrova centrale. Vai. Dicevamo, se vai in A, gli facciamo i complimenti e tutti in bocca al lupo. Se deve andare in B, rimane a terra. No, perché questo è chiaro, andiamo avanti. De Giosa 6, stesso discorso per Ferraro, la sua partita l'ha fatta onesta, senza partire di sbagliature, è uscito. Tanti grampi abbiamo visto, ecco, questa è una cosa, primo caldo. Ma ci marciamo. Sì, primi caldi, ma poi comunque non so se vi siete resi conto che comunque il primo tempo abbiamo spinto tantissimo. Sì, vero. Il primo caldo ci ha traditi, però va bene. Una parentesi, la devo dire. Il discorso, che appena un secondo mi riallaccio, è che contro una squadra, ripeto, forte, ma poco, che si vede poco come squadra, eccetera, giocarci non è mica facile. No. Cioè il fatto che qualcuno dice, ah ma sta squadra non ha giocato il Taranto, c'è compagnia bella, pensa che siano scarsi, pensa. In realtà, si sminuisce la forza e l'impegno che hanno dovuto mettere loro, perché in realtà non era così. In realtà loro erano tosti, stavano dentro, è vero che erano un po' una squadra leggermente allo sbando, se così vogliamo dire, dentro il campo, però singolarmente anche a coppie e a tre erano forti. La conseguenza vuole che loro hanno fatto quello che a Terni comunemente viene detto uno sbocco, cioè hanno fatto una gran faticata. Leggendo tra le righe, detto per metafora, per usare un francesismo, però no, il discorso è quello, quindi hanno fatto una gran faticata. È evidente che poi qualche crampo, no, e arrivo al punto, qualche crampo possa venire, eccetera. Ecco, questo volevo dire. Comunque dicevo, mamma mia, no, è vero, no, volevo dire che alcuni giocatori, però, di questa squadra, non so se l'avete già detto, si può dire. Qualche giocatore del Taranto ha deluso veramente, altri meno. Tipo Sciaudone, che secondo me è uno dei migliori centrocampisti della categoria, ha giocato male. Perché Randia si è visto male. Randia non si è visto, ma lo stesso Chiaretti bene a Donazzo. Chiaretti, ecco. Gli è stato fatto un complimento con quell'aggettivo che gli hai dato. Un complimento gli è stato fatto. Perché l'abbiamo paragonato a Miccoli, l'abbiamo fatto. Ma per carità di Dio! Che è un buon giocatore Chiaretti, ma a parte l'altro gioco. A parte l'altro giorno, che non era la sua partita. Ha beccato boccia. Va bene, vai. Ecco. Andiamo avanti, per carità, andiamo avanti. Bernardi 6, anche lui ha fatto la sua partita sul gol, poteva prendere un po' di più, peccato perché sul gol si è perso di Bari. Però sì. non è un terzino, però insomma lì manca un minuto, dai. Andiamo avanti. Stanno anche i gomiti. Biglietta 7 più, secondo me è stato tra i migliori in campo. Sì. Non ha sbagliato praticamente niente, peccato un paio di tiri alla fine. Proprio sì, quel tiro alla fine che magari poteva appoggiarla a Bernardi. Si poteva fare meglio, comunque grandissima partita. Andiamo avanti. Carcuro sei più bene anche lui. Secondo tempo è calato. Però. Meglio Miglietta, indubbiamente. Sì. Primo tempo gli ha fatto un miracolo Bremer, che se no era un'altra. Bremer, che tra l'altro, complimenti. No, ma io questo volevo, se no, posso. Quello lì veramente forte. No, il Taranto, io non è per. Non è che mi voglio che per forza punti, inimicare questo discorso del Taranto, perché parlano di grande difesa. Il Taranto c'ha una difesa normale, io l'ho vista, un grande portiere. Cioè, è il portiere che fa la differenza. Certo. La difesa del Taranto, io l'ho già detto qualche settimana, è una buona difesa, ma è normale. Infatti con la Ternana, cioè, quante occasioni della rete ci ha concesso? Mi pare 4-5. Ma anche in altre partite ho visto giocare il Taranto. Della difesa come reparto. Le occasioni sono, le occasioni le lascia, ma il portiere ha spesso fatto la difesa. Io ricordo, se mi sa che c'è sempre di mezzo Prosperi, che col Carpi hanno preso un gol in contropiede di uno che è partito dalla metà campo e alla terza finta il difensore del Taranto è caduto da solo, quindi sta difesa non è imperforabile, è che il portiere è forte, è bravo. Beh, te lo ha fatto vedere il taglio di Andano, non a caso. Infatti, per dire. Come è andato un attimo in verticale. Quindi non è una difesa imperforabile, è che il portiere spesso fa la differenza. Bisogna veramente fargli gli applausi perché è veramente forte. Andiamo avanti. Di Andà 7, ha fatto una buonissima partita secondo me, ha saltato spesso l'uomo che aveva di fronte sulla fascia di sua competenza, ha fatto l'assist per il gol. Come diceva, vorrei sapere che gli è passato per la testa quando si è trovato di fronte a Brevec, che ha cercato. Come diceva un mio vecchio allenatore, a un giocatore, un mio amico che faceva il cursore di fascia, gli diceva, tu saresti un fuoriclasse se non ci fosse la porta a calcio. Tanto bene c'è la porta, e così questo vale anche per Di Andà, che fa la differenza. Lui. Peccato però che non vede la porta. No, perché se dico, se vedesse anche la porta, che l'altro giorno il compito suo, ha sfoderato un'ottima prestazione, forse il migliore in campo. Sì, grande prestazione. Andiamo avanti.
non è 6 più, è andato un po' affolato. Poi dopo l'espulsione di Litteri l'ha anche costretto a un sacrificio. Però il primo tempo li ha messi in difficoltà. Il primo tempo ha fatto una buona partita. Io gli avrei dato un po' di più stavolta. Vabbè, è una sufficienza ampia comunque, non risicata. E poi è chiaro, con l'uscita di Litteri si è dovuto sacrificare anche a fare cose che non sono proprio nel suo DNA, diciamo così. È infatti uscito stremato. Comunque la prova è positiva. Andiamo avanti. Litteri 4 ci sta tutto, se lo tiene stavolta. Perché, sbagliato. Perché via il fallo di mano di Povenini di Stinto e quella, ma il fallo che ha fatto per la seconda, non sono d'accordo. Per la seconda munizione è completamente non sono inutile. D'accordo. Io la penso al contrario. Non sono d'accordo chi, e non mi riferisco a chi sta qua, ha detto che il secondo fallo è una sciocchezza, non capisce niente di pallone. Lui? Grazie. No, perché? Ti spiego perché. Il primo fallo è una sciocchezza. Certo. Esatto. Una sciocchezza perché sono tutte e due ti stai giocando quella partita, io l'ho detto subito dopo un quarto d'ora. Secondo fallo, adesso poi tu sei uno che ha giocato, quindi adesso io ricordo agli sciocchi che hanno detto questa cosa, che doveva evitarlo. Quando si gioca a calcio non è che ti puoi sempre levare. Quello l'ha puntato e l'è un po' scivolato. Litteri è entrato, peccato, doveva ricordarsi di essere ammonito, ma se ti scansi sempre a calcio non puoi giocare. Sì, ho capito, ma quindi è stato la sciocchezza è stata la prima esatto, ammonizione. Non devi prendere il contrario, esatto. La seconda ammonizione sono tutte e due sciocchezze. No, perché allora se tu ti levi sempre, Ripo, un giocatore te levi sempre, stai, un giocatore può delle caratteristiche tre minuti del secondo tempo, stai sulla tre quarti vabbè, ma lui fa anche pressing. Vabbè. Ma che fallo è? Ma smetti, so, però Litteri è un giocatore che te, dà tutto. Basta che uno fa fallo, ti piace? No. È la vita che è così. No, basta. Ma secondo me non era partito per fare fallo, se avete visto. Vabbè, ma l'ha fatto pure grosso. Ha la palla. Lei ha fatto un falletto, un calcetto, l'ha stesso. È stato accentuato dal fatto che l'avversario è scivolato. Il calcio non è una scienza esatta, sono tutte opinioni, e qui io rispetto la tua. Ma un fallo lo può... Non di sciocco a chi ne la pensa diversamente. Però sai, lui è un generoso. Capito? Sempre altissimo. Ho detto che è un mentecatto che deve essere cacciato dal Napoli. No, perché io sono uscito dallo stadio, Henry, scusa. Una sciocchezza, come ho detto, che ha fatto la prima. Anche la seconda, che è un fallo completamente inutile, però, sulla tre quarti. Ma non è un fallo volontario. Non è il lavoro suo quello. Non è un fallo. Io sono uscito dallo stadio con la gente che vedevo, che ogni tanto la palla è uguale. Questa è la tua opinione. Che diceva, è una sciocchezza, è un attaccante che pressa come Litteri. Non doveva prendere la prima di ammonizione, ma perché poi nella ripresa il secondo fallo magari non lo faceva lì, lo faceva dopo. Un attaccante come Litteri, che non è un attaccante come Chiaretti, che Chiaretti la seconda ammonizione non la pigliava mai, perché c'ha un altro tipo di attacco. Quello è uno che ti fa salire la squadra, primo perché tiene la palla, ma secondo perché va a pressare su tutti i difensori. Esatto. Quello l'ha scartata, ha fatto fallo, cioè la seconda ammonizione può essere una sciocchezza, ma non è che si può dire 4. È quasi una ammonizione da difensore quello, capito? Ecco. Vabbè. Io la penso così. E io ho detto come la penso io, tu come la pensi? Tu che giochi a pallone? L'unico. Io penso che si possono evitare, come no, perché comunque quando sei dentro al campo è tutto diverso. E magari come pressa Gianluca può starci più la seconda che la prima, secondo me. La prima è la sciocchezza. Sì. Ma che può starci, tutto ci può stare. Però conviene che il fallo è inutile in quel momento. Ma vista la posizione di campo, allora tu dici poteva evitarlo. Invece... Ma gli dava una stecca... Ma lo so, però dico... Vabbè. Forse doveva essere più lucido nel primo quarto d'ora da dire che comunque se l'arbitro si fosse accorto della sua mano lo poteva ammonire e poi avrebbe fatto 75 minuti con l'ammonizione sul groppone. Tutte due sciocchezze. Che sì, col suo tipo di gioco sono un grosso handicap. Questo è un discorso serio. Per come gioca Adrenale è fondamentale. Gioca Litteri, prende l'ammonizione dopo un quarto d'ora, ti penalizza la partita. Certo. È come se fai il terzino e ti trovi a marcare, che ne so, un giocatore, all'epoca Bruno Conti o un altro di quelle. Se tu sei ammonito e marchi il gioco, tanto vale uscire, capito? Quindi che per Litteri quell'ammonizione è stata pesante. 10 minuti, che non ho capito. 10 secondi il posto, va bene. Finiamo, Sinigaglia 7, si conferma il fatto che se tu gli dai 5 e mezzo la partita Sinigaglia dopo ha fatto una gran partita. 5 e mezzo a Benevento, 7. Sinigaglia è una gran partita. Porta bene. Finché ce l'ha fatta. Ti porta bene anche Pasqua, mi sa, perché anche a Viareggio arbitrava Pasqua, ha fatto doppietta. No, però Pasqua è un buon arbitro. È stato bravissimo. Anche quello di Benavente. Andiamo avanti. Dandi, 6 meno. L'impegno sicuramente non manca. Mi pare che ancora fisicamente c'ha da lavorare. No, basta. Ce l'ha messa tutta. Io avrei messo Giacomelli. Anche in questo caso, bisogna dire la verità. Va bene. Forse è la prima volta che non siamo d'accordo su un cambio di Toscano. Dall'inizio del campionato andiamo avanti.
Fazio 6, è entrato, ha fatto la parte sua, non ha inciso né nel bene né nel male, normale, andiamo avanti, chi ci è rimasto? Docente, 5 e mezzo, non tanto per il fallo, è entrato molto volenteroso, è entrato volenteroso, però fallo, l'azione quella lì del fallo viene da un suo mancato passaggio con l'uomo libero a destra, ma anche il fallo lì si è incaponito a tenere palla, l'ha persa, dopo è dovuto tornare a cercare di recuperare, ha fatto fallo. Che poi lo sappiamo, l'ultimino di soffio, cerchiamo di evitarli questi falli. Poi tra l'altro si è entrato per ultimo, dovresti essere più lucido, più fresco, va bene, mi dicono che abbiamo finito. L'unica cosa dentro l'area, a disposizione, facciamo un minuto uno di chiacchiere, lanci, trasmissione, ci mandi le foto, quelle di Matteo che ci tengo a mandarle in onda perché si rivede finalmente un Liberati pieno come tempi d'oro e si com'era vede finalmente le foto bellissimo. Belle, abbiamo fatto questa domanda, le foto belle, vedi, con sullo sfondo finalmente Liberati come ce lo ricordavamo. Lancia question nel frattempo. Sì, question giovedì sera alle ore 21 avremo l'incontro con candidato a sindaco del PDL a Narni Sergio Bruschini insieme al giornalista Cesare Antonini del Corriere dell'Umbria. E venerdì c'è quell'altra trasmissione sportiva però. Venerdì c'è filo diretto dal bar dello sport, praticamente in diretta dal... No, in diretta, in differita. Si fa in diretta lì. Si registra venerdì alle 18 al Risto Caffè in via Bramante e va in onda alle 21. Va in onda alle 21. Andate. Con i tifosi, certo. E nel discorso guest star Maggiolini. No, c'era anche lui però. Ah, c'era anche il Mingia. C'era anche il Mingia. Che poi si andava a Perugia dopo. E invece noi andiamo in replica stasera, mezzanotte 10, mezzanotte un quarto dopo il TG. Domani alle 15, poi su internet siamo andati in diretta streaming stasera, se nonostante problemi tecnici clamorosi regolarmente. No. Senti, però bisogna ringraziare Pisacane perché stasera è la sua serata libera e ce l'ha concessa, perché allenare, sapete, si riprende a allenare domani, insomma bisogna ringraziarlo perché stasera è venuto nel serraglio. Nonostante l'avrei ringraziato comunque. Secondo il martedì quando ti alleni che sei già diciamo nel. Beh, questo non lo sapevo, hai fatto bene a ricordarlo, quindi grazie doppio. Niente. Ricorda di noi quando giochi con quell'altra squadra. Ecco, saluto la testa del pallone, tu sempre da ovunque sarai, anche Manchester. E dicevamo newsmedia.it/la testa del pallone su internet. Salutiamo anche Tarantini per la gioia di Massimo che stasera abbiamo fatto un po' alterare. No, ma io parliamoci chiari, al volo, al volo. Ma se perché devo, lei lo innesca? Se devo chiedere scusa a qualcuno, chiedo scusa a te come conduttore, a Fabio come ospite, a Enrico perché l'ho interrotto, alla regia per qualche esternazione un po' vigorosa. Io ai Tarantini la scusa non glielo chiedo, ribadisco, il Taranto è più scarso della Ternana. Vabbè, punto. Certo. Accontentatevi dei playoff se la Provercelli ve lo permette. Ma ciao Taranto. Non scrivete a me, ciao, a martedì prossimo. Bisogna ringraziare anche Massimo che è venuto. Che è venuto.